tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Se ne parla ormai da giorni, ma le prossime ore che arriveranno saranno quelle decisive per lo scambio Paolo Dybala, Romelu Lukaku. Ovviamente stiamo parlando dello scambio tra la Juventus e la Manchester United, che porterebbe il talento argentino allo United e Red Devils, mentre Romelu Lukaku, la prima punta belga, a Torino alla vecchia signora. Uno scambio che forse nessuno si poteva immaginare quando l'Inter nei primi giorni di giugno si era già accordata con la prima punta belga per 9 milioni netti a stagione per le prossime 4 stagioni. Un quadriennale che non è bastato per l'ufficialità per il trasferimento di Romelu Lukaku. Niente da fare, non è stato trovato l'accordo tra l'Inter e il Manchester United. I Red Devils continuano a chiedere 83 milioni, l'Inter invece è ferma a 70 milioni. Quindi questa differenza di 13 milioni in questo momento fa la differenza per il concretizzarsi di questo trasferimento. Niente da fare per l'Inter, piano B, ne parleremo nel corso del video. Invece continua questa ipotesi, da venerdì pomeriggio, da venerdì sera è nata questa trattativa. Prima una forma di disturbo, sembrava una semplice forma di disturbo della Juventus, di Fabio Paratici verso l'ex AD della Juventus, Beppe Marotta. Invece nelle ore che sono passate da venerdì, sabato pomeriggio, domenica, si è capito che la Juventus faceva sul serio per Romelu Lukaku. E poi questa ipotesi, questa trattativa nata in momento nel weekend scorso, questo scambio tra Lukaku e Dybala. Però c'è una ciliegina sulla torta per la dirigenza juventina, perché Dybala è valutato 100 milioni, Lukaku invece ne vale da 5, quindi la Juventus chiede anche 10-15 milioni di conguaglio agli inglesi, allo United, per chiudere questa offerta. Per quanto riguarda gli ingaggi, allora Romelu Lukaku ha già trovato un principio di accordo con la vecchia signora per un quadriennale da 8 milioni netti a stagione, le stesse cifre che prende in questo momento al Manchester United. Con i bonus potrebbe raggiungere anche i 9 milioni netti a stagione, quindi sarebbe il terzo giocatore più pagato nella rosa bianconera, dietro solamente a Cristiano Ronaldo e Matthias De Ligt. Mentre per quanto riguarda Paolo Dybala, l'agente del giocatore è volato ieri sera a Manchester, a Londra per l'esattezza, è volato a Londra per trovare l'accordo. Ecco, in questo momento il talento argentino gioca a rialzo. Il suo obiettivo è guadagnare come l'altra stella dello United, anche lui però in partenza, possibile sempre, Paul Pogba. Quindi questo è l'obiettivo di Paolo Dybala, guadagnare le stesse cifre di Paul Pogba al Manchester United. In questo momento l'argentino gioca a rialzo, cosa significa? Che lo United offre 8-10 milioni a stagione, il giocatore ne vorrebbe 10-12, quindi comunque c'è un gioco del rialzo per quanto riguarda l'ingaggio di Paolo Dybala, che però è sempre molto, diciamo, non è così sicuro di dire sì allo United. Un vero e proprio sì manca ancora, perché il giocatore non è ancora rientrato alla Continassa. In questo momento non si sa neanche se ritornerà decisamente alla Continassa tra il 5 e il 6 di agosto per parlare con Maurizio Sarri del suo futuro e poi parlare ovviamente anche con la dirigenza. Questo sicuramente è un brutto colpo per il giocatore, che sperava di rientrare nel progetto Juventus anche per la prossima annata, dopo solamente una stagione vissuta al di sotto delle aspettative con Massimiliano Allegri, spesso in panchina, spesso usato in un ruolo non suo, spesso anche lontano dalla porta. Invece Maurizio Sarri sognava una Paolo Dybala più vicino alla porta, per sicuramente dargli la possibilità di dimostrare quello che poteva sicuramente valere alla Juventus in questa stagione. Niente da fare, sembra ormai destinato ai Red Devils, sembra destinato all'Inghilterra, quindi questa è una possibile trattativa che potrebbe sicuramente concretizzarsi nelle prossime ore. All'inizio del video invece abbiamo parlato della situazione Inter, perché è chiaro, Romelu Lukaku sta sfumando, incredibilmente è stato il primo giocatore richiesto da Antonio Conte nella lista, messo all'interno della lista di Beppe Marotta per quanto riguarda il rinforzo, il reparto rinforzo dell'Inter 2019-2020, niente da fare, salterà Romelu Lukaku, andrà alla Juventus, quindi l'Inter deve
correre immediatamente ai ripari a 20 giorni dall'inizio del campionato, dovrà sicuramente avere un piano B. Il piano B in questo momento si chiama Edison Cavani e da Matador potrebbe essere lui l'attaccante, diciamo, che l'Inter sta sognando per rinforzare il reparto offensivo, sempre ovviamente aspettando anche il sì della Roma per Edin Dzeko. L'offerta dell'Inter in questo momento si è alzata, non è più di 12 milioni ma è di 15 milioni, quindi stiamo avvicinando ai 20 richiesti dai giallorossi, e l'Inter ha già strappato il sì ormai da mesi di Edin Dzeko, quindi questa trattativa secondo me sta veramente arrivando al momento clou, quindi si sta per chiudere questa trattativa, quella che porterà l'attaccante bosniaco a vestire la maglia dell'Inter. Mentre per quanto riguarda il sogno del Matador Edison Cavani, l'Inter ha offerto un triennale da 9 milioni a stagione più la possibilità di chiudere la carriera del 32enne attaccante del Paris Saint Germain in Cina allo Jiangsu Suning. Quindi si sta parlando, stiamo parlando sicuramente di una trattativa difficile, però Diego Godin e anche Matias Vecino stanno per convincere l'attaccante uruguaiano a trasferirsi a Milano sponda nero-azzurra come piano B di Romelu Lukaku, che sembra sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo scambio tra la Juventus e la Manchester United. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.